ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un esempio, un modello di quello che possiamo, vogliamo fare, di quello che il Made in Italy, il Sistema Italia è in condizione di realizzare, con investimenti significativi, grazie anche al supporto pubblico, come doveroso, in un ecosistema estremamente favorevole alla crescita del Made in Italy, in settori che sono di orgoglio della nostra produzione e del nostro lavoro. Così il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso in regione, commentando i primi due contratti di sviluppo, investimenti di grandi dimensioni nelle Marche con protagonisti Ariston Group e Lube nel programma Next Appennino, che supporta la rigenerazione economica nei territori del cratere sismico del 2016. Investimenti rispettivamente di 144 milioni di euro, in parte sostenuti con finanziamento pubblico, e che avranno un'importanza strategica, secondo il ministro. Due esempi, due modelli che vogliamo portare all'attenzione nazionale, di qui la mia presenza oggi, ma di più a quella dei tanti che guardano al nostro paese per costruire i loro sogni produttivi. Alla presentazione, tra gli altri, la sottosegretaria dell'Economia e Finanze, Lucia Albano, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario per la ricostruzione, Guido Castelli. Proprio quest'ultimo ha ricordato che nelle Marche, con 230 milioni di euro, Next Appennino ha finanziato 627 progetti, con investimenti a cascata per 430 milioni di euro. Il ministro Urso è intervenuto infine sul tema della ripartenza delle aziende colpite da eventi catastrofici come terremoti e alluvioni. Sì, il governo ha fronteggiato l'emergenza dell'alluvione con un primo provvedimento con oltre 2 miliardi di euro, era doveroso, e nel contempo ha presentato un organico disegno di legge sulla ricostruzione che sarà un prontuario di intervento in ogni caso. Quel disegno di legge oggi all'attenzione del Parlamento, e quindi può essere migliorato il Parlamento, prescrive cosa debba fare lo Stato italiano, cosa si possa fare di più e di meglio insieme in ogni evento emergenziale frutto di appunto catastrofi naturali. Questo anche perché noi crediamo che occorre espandere, incentivare anche l'assicurazione privata contro gli eventi catastrofali.